Oh, ma basta là. Fra un po' dovrò farlo in dialetto piemontese, torinese, il caffè. Peraltro a Torino ci sono forse i caffè più buoni, più belli d'Italia. Fantastici, fantastici. La cioccolateria di Via della Consolata, Murassano, Baratti, Platti, una cosa. Penso che nessuna città d'Italia abbia tanta eleganza come Torino. Purtroppo questa eleganza negli anni Ottanta fu in qualche modo condizionata dalla tristezza e della lugubre atmosfera. Quindi, vi giuro, terza, ma penso ultima puntata su Piero Fassino, il Lungo, lo Smilzo, Fessino e sulla Torino di quegli anni, perché tanti mi hanno detto, hanno preso sul serio una battuta. Io ho scritto 6-7 libri e scrivi il libro, scrivi il libro, scrivi il libro. Allora ho deciso, scrivo il libro, inizio oggi a scrivere il libro. Non ho neanche ancora pensato di cercare l'editore, non sarà semplice. Ma intanto lo scrivo, che per me è una catarsi perché mi libero di tanta cattiveria e di tanta ingiustizia che anche personalmente ho subito in quegli anni, imparando, perché sono andato via da Torino, avrei potuto stare ovunque con chiunque, tant'è che adesso mi piacerebbe tornare a Torino, che è così cambiata. E racconterò di quegli anni, racconterò della tristezza. Del sospetto continuo, di Fassino iracondo, racconterò gli anni bui, gli anni di piombo che avevano in Torino la capitale, del questionario, ideato dai comunisti torinesi con cui segnalare il vicino di casa perché se faceva troppo rumore di notte poteva essere un sospetto brigatista, una delle azioni più illiberali che siano mai state concepite. E aveva questo questionario, uscì dalla testa, vi sorprenderete, di un personaggio che allora era veramente un capo illiberale che si chiama Giuliano Ferrara, era il Partito Comunista di Piero Fassino. Certo, c'erano gli anni di piombo, c'era il maxi processo, ma erano gli anni in cui i comunisti comandavano e comandare Torino significava comandare l'Italia in quel periodo, perché non dimentichiamoci che il patto era con la Fiat dell'avvocato Agnelli, che era con la curia di Monsignor Saldarini e tutto veniva deciso dalla giunta di sinistra di Novelli, da Corso Marconi e dalla curia torinese, qualsiasi cosa, e c'era chi poteva farla sempre franca. L'astuzia, l'ingegneria, l'architettura dei finanziamenti illeciti inventata dal Partito Comunista che riusciva a prendere finanziamenti illegali dagli appalti nazionali, dagli appalti locali, dall'Unione Sovietica, dagli imprenditori, ecco, era ricco, infatti il Partito Comunista era ricchissimo, forse, se ci fosse stata allora l'abolizione del finanziamento pubblico, ma non lo so, comunque se la sarebbe cavata ugualmente, perché c'erano i patti tra la grande imprenditoria e il Partito Comunista di Piero Fassino. Non si tratta di un profumo, si tratta di 10 anni, dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80, che hanno condizionato un certo modo di fare politica, che hanno insegnato a usare la magistratura contro l'avversario politico, che hanno inventato
diciamo, la doppia morale, che hanno agito la doppia morale. Noi dobbiamo impedire a tutti di fare le cose ingiuste, ma noi possiamo farle con la scusa che siamo il partito della classe operaia che è stata fregata dal Partito Comunista Italiano, dal Partito Comunista di Piero Fassino. Questa è la cosa importante. Sono queste storie che racconterò. Racconterò la storia di quell'assessore che poi è dissidente ed è stato addirittura minacciato pubblicamente, poi è uscito dal Partito Comunista e ha fatto cadere la giunta di sinistra. Racconterò delle telefonate che un giovane cronista riceveva da personaggi che spaventosi. No, se non la smetti di frequentare certa gente, noi ti stroncheremo la carriera. Questa era la linea politica fassiniana, la linea politica del Partito Comunista Italiano di quegli anni. E purtroppo, quegli anni, del grande accordo tra la Fiat e il Partito Comunista, sono riusciti a rendere triste, brutta, grigia, quella che secondo me è la città più bella d'Italia, perché per me Torino è la città più bella d'Italia, la città più europea d'Italia. Mio padre vuole andare a vivere a Torino perché definiva Torino una città mite all'europea, cioè una vera città mite europea. Viva Torino, abbasso Fassino! Il libro lo scriverò. Comincio oggi.